situato al centro del triangolo Firenze-Arezzo-Siena, lì dove gli ultimi pendii dei monti del Chianti si incontrano con la valle superiore dell'Arno, il territorio di Bucine si sviluppa in una terra di grande bellezza, solcata dal torrente Ambra e dai suoi affluenti. Circondato da colline, alberi secolari e panoramici rilievi, il paesaggio restituisce all'osservatore quello spazio e quella dolcezza che ha contribuito a rendere apprezzata e amata questa parte di Toscana. Attraversando questa terra è impossibile non rimanerne incantati. Catturati dalla semplicità della vita rurale, dove la storia, la cultura e l'arte convivono in armonia con il paesaggio circostante. Siamo a Bucine, un comune di oltre 10.000 abitanti nel centro della Toscana, tra le province di Arezzo, Siena e Firenze. I nostri turisti la chiamano The Middle Tuscany, cioè la Toscana di mezzo, e noi stessi abbiamo dato ad un'associazione di operatori turistici di questa zona associazione delle Terre di Mezzo, una rappresentazione che indica geograficamente ma anche geologicamente la collocazione di questa terra, di questo comune, tra le colline del Chianti e le crete senesi, la Val d'Ambra. Rappresenta un'area intensamente boschiva, quindi il nostro patrimonio è rappresentato soprattutto dalle colture arboree, ma soprattutto rappresenta una comunità di cittadini che accoglie e che fa memoria di quella che è stata la sua storia recente e anche più lontana. Bucine è stato oggetto di frequentazione ed insediamenti sin dal periodo romano, come testimonia l'antico ponte di Poggi, che, costruito durante il Medioevo, poggia su fondamenta di epoca romana. Territorio ricco di storia, il borgo presenta ancora un'impostazione tipicamente medievale, conservando in qualche frazione castelli, in parte diroccati, e resti di cinta murarie, che conferiscono ai luoghi un aspetto molto suggestivo. A testimonianza di un glorioso passato, sul territorio di Bucine si erge l'imponente torre di Galatrona, che è conosciuta da tutti come il Torrione e quanto resta di uno dei più importanti castelli del territorio. Collocata in una posizione che consentiva uno strategico dominio dell'intera vallata, la torre è alta quasi 27 metri ed articolata in 5 piani. L'edificio, che è stato oggetto di un sapiente restauro, ha recuperato l'antico vigore ed ospita al suo interno un percorso tematico sulla storia di Galatrona e del suo castello, oltre ad alcuni reperti ceramici rinvenuti durante i recenti lavori e risalenti al tardo Medioevo. Spazio
Spingendosi fino alla terrazza, si potrà godere dell'impareggiabile panorama che abbraccia in un solo sguardo il Val d'Arno fino ai suoi estremi confini e la Val d'Ambra. Ammirando senza fretta il paesaggio, balzeranno immediatamente agli occhi la grande villa settecentesca di Petrolo e la pieve di Galatrona, chiesa romanica intitolata San Giovanni Battista. L'esterno si presenta con una facciata a capanna ed un campanile a vela che termina con tre monofore destinate ad ospitare le campane. Sopra il portale si scorge lo stemma della famiglia Piccolomini, mentre il piccolo aggetto, visibile sulla cornice del portale, è quanto resta dello stemma di Leonardo Buonafede, rettore commendatario della Pieve e futuro vescovo di Cortona. L'interno a tre navate è scandito da tozzi pilastri, su cui appoggiano archi a tutto sesto. La Pieve è scrigno di eccezionali e preziose opere in terracotta invetriata, realizzate tra il 1517 ed il 1521 da Giovanni della Robbia, su commissione di Leonardo Buonafede. L'insieme esprime un piacevole senso di armonia ed al tempo stesso una grande cura dei dettagli. Tra gli edifici religiosi presenti sul territorio merita una menzione particolare la parrocchiale di Santa Maria Assunta, nella frazione di Ambra, che costruita nel 1300 ha subito numerose modifiche che ne hanno alterato la forma originaria. Un'escursione nel territorio di Bucine non sarà completa senza una visita al complesso abbaziale di Badia a Ruoti, meravigliosa testimonianza dell'architettura religiosa medievale. L'esistenza del monastero è testimoniata con certezza nell'undicesimo secolo, poiché un documento del 1070 attesta l'adesione della chiesa di San Pietro a Ruoti alla regola camaldolese. La chiesa, a croce latina, probabilmente venne edificata da una precedente struttura paleocristiana e si presenta all'esterno con un semplice portale sovrastato da un caratteristico protiro pensile sul quale si apre una finestra bifora con colonna centrale. Internamente la chiesa presenta un'unica navata conclusa da abside semicircolare. Attualmente la chiesa presenta interessanti tracce di affreschi sulle pareti del lato sinistro, mentre l'altare maggiore si fregia della preziosissima tavola realizzata dal pittore fiorentino Neri di Bicci. Il dipinto rappresenta l'incoronazione della Vergine, affiancata da alcuni santi, ed è sovrastato da una lunetta, su cui è raffigurata l'Annunciazione. Osservando queste pregevoli opere, si resta incantati dalla grazia e dall'attenzione con cui il pittore ha curato i dettagli e le decorazioni. Adiacente alla chiesa si apre agli occhi del visitatore il chiostro, dal quale si accede a quelli che furono gli ambienti della fattoria. Interessante la cantina allestita con vecchie botti ed attrezzi utilizzati fino al secolo scorso e numerose buche adibite alla conservazione del grano.
viviamo in un contesto dove tutto parla di arte, perché la bellezza della Toscana è tale perché i cittadini hanno riconosciuto nel bello la significanza del loro vivere quotidiano. Abbiamo un percorso dell'arte che va dai vecchi insediamenti di epoca romana, il ponte di Poggi, il ponte a schiena d'asino di epoca romana, e qui passava la vecchia via La Cassia, ma nello stesso tempo abbiamo le forti testimonianze degli insediamenti dei Camaldolesi e dei Benedettini. Badia Agnano è un'abbazia a distanza di 5 km dal capoluogo, mantenuta con una bella pieve romanica. Badia Ruoti ha visto addirittura personaggi illustri come reggenti di questa abbazia. Addirittura il cardinale Borromeo è passato da questa abbazia. Ma possiamo dire che tutto qui parla della nostra storia. La sovrintendenza archeologica ha censito oltre 100 siti riconosciuti di alto valore artistico. Un'importante occasione di riflessione offre la visita del Museo della Memoria istituito a San Pancrazio, dove nel 1944 i tedeschi trucidarono alcune decine di inermi cittadini nelle cantine del Palazzo del Podestà. Da quel momento il luogo del massacro fu oggetto di venerazione e, acquistato nel 72 dall'amministrazione comunale, divenne sede di un sacrario. Entrando per rendere omaggio ai caduti, ancora oggi si è invasi dalla toccante sacralità del luogo. Si sono vissuti tragici fatti nell'ultima guerra mondiale, dei quali si fa memoria conservando il significato che dobbiamo dare al nostro vivere quotidiano rispetto a quei fatti. Un significato di impegno nella costruzione della pace, un significato di impegno nel fare memoria di quei fatti, ma nel farli diventare valori quotidiani. Quindi, con un progetto finanziato dal governo tedesco e dal Ministero degli Esteri italiano, abbiamo realizzato proprio in un luogo che è testimone di eccidi dell'ultima guerra mondiale, cioè a San Pancrazio, il Museo Digitale della Memoria, con l'obiettivo che insieme a comuni vicini a questo, comune di Civitella, ma anche con il comune di Cavriglia, che hanno registrato anche essi fatti di lutto nell'ultima guerra mondiale, proprio un parco della memoria. Città in continuo fermento, a Bucine non mancano occasioni di aggregazioni e scambi culturali. Grazie. Dall'Ungheria, esattamente dalla città di Szarvas, che è all'est dell'Ungheria, si trova. Di grande risonanza l'incontro dei giovani della Carta dei Comuni Rurali dell'Europa, un'associazione di 28 comuni europei che ha lo scopo di promuovere la conoscenza, lo scambio e il confronto tra persone provenienti da diversi paesi e tra i diversi sistemi organizzativi dei comuni. Un significato di prospettiva e di futuro. Quindi, oltre che ad essere rappresentanti dei comuni d'Europa, dei comuni rurali nell'ambito del Consiglio d'Europa, insieme ad altri paesi quali la Lituania, l'Austria, la Lettonia, la Romania, l'Ungheria ed altri paesi dell'Europa, dobbiamo dare ai nostri ragazzi questo significato di comunità non solo locale, ma anche di comunità più ampia, di comunità europea.
Molto partecipato è il Festival delle Regioni, che giunto quest'anno alla 12ª edizione è finalizzato allo sviluppo di una rete di scambi commerciali per la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e delle eccellenze delle varie regioni d'Italia. Perché si deve visitare questo comune? Io dico solo una cosa. Cito sempre un proverbio russo che dice: meglio una volta vedere che cento sentire. L'abbiamo un po' ritradotto all'inizio della nostra attività amministrativa dicendo: meglio una volta provare e vivere che farsi raccontare. Quindi l'invito è quello di venire a vivere. Oggi i turisti non ci chiedono soltanto se abbiamo piscine adeguate o i collegamenti con wifi, ma ci chiedono soprattutto di imparare a fare il mangiare, di conoscere come sono composte le sostanze, il nostro olio, ma anche le nostre vigne. Quindi una tradizione anche di eccellenze, ma le eccellenze stanno, io dico sempre, nel cuore, stanno nella qualità della nostra gente, semplice, modesta. Il secondo pilastro, non solo l'economia sul quale questa amministrazione fa affidamento, è quello relativo ad una programmazione di tutte le risorse che abbiamo presenti nel nostro comune. Quando dico risorse intendo quelle umane soprattutto, cioè associazioni di volontariato. Dall'associazione che si occupa delle violenze alle donne, all'associazione e in situazioni di difficoltà, all'associazione che si occupa della protezione civile, ma anche dello sviluppo turistico, culturale e anche della promozione dei prodotti. È questa la ricchezza di questa comunità, la più fondamentale, perché è solo attraverso questo percorso della solidarietà che si possono realizzare programmi di lavoro e le feste, ovvero le iniziative programmate nel corso dell'anno, hanno sempre un punto di riferimento in un gruppo di associazioni che poi le gestiscono. È un comune, è una comunità, è un territorio grande, esteso oltre 130 km quadrati, ma che rappresenta, noi diciamo, una uniformità tra popolo e territorio. Quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questo paese, di questa comunità, e ovviamente è mia gioia poter estendere questa soddisfazione anche a coloro che vorranno visitare questo paese, dove sicuramente si vive bene e si gode anche il bello, che non fa mai male in un mondo come questo. Un viaggio alla riscoperta dell'incredibile bellezza naturale che solo questo splendido borgo offre, immersi in una natura ancora incontaminata. Percorrendo l'intera vallata, attraversando le piccole contrade e i loro suggestivi scorci, il visitatore attraversa numerosi sentieri in cui è possibile ammirare un bellissimo scenario naturale. Immerso in un meraviglioso e tipico paesaggio toscano, Bucine è un luogo in cui natura ed arte, sapori e culture differenti si uniscono in un connubio unico ed originale, tutto da scoprire.